Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Gioca con me! Guardate cosa ho per voi! Da-da-da-da, un cartone bianco! Siete curiosi? Guardate, guardate, effetti speciali, può fare tante cose, ci si possono mettere ad appiccicarsi cose, nasconderci cose, disegnare, fare davvero di tutto e di più. È molto un prodotto davvero importante, perché non comprarlo? Se avete un fratello o una sorella, questo è davvero il regalo perfetto per ogni regalo di Natale, di compleanno. Va sempre bene, siete sicure? È il posto numero uno su Amazon. Ok, no, davvero? Stavo scherzando, penso che non avete cambiato canale. Ragazzi! No, qualcosa di davvero più interessante, guardate. Ah, una cassaforte, un salvadanaio, un qualcosa di fantastico. Sì, ecco qui. Ho bisogno di soldi? Ecco qui, no, ok, non è vero, questo non vi regalerà i soldi, ma ve li potrete nascondere lì. Guardate un po'. Wow. Carina. Devo mettere al sottosar. Queste sono le istruzioni, come potete vedere. Allora, è anche un pochino pesante, però vedo che non c'è nessun posto per inserire i soldi, ma non c'è problema, possiamo veramente aprire. Abbiamo bisogno ovviamente di batterie perché ci vuole il codice. Ci dovrebbe essere uno di partenza. Ok, che è 00. E poi potremmo anche scegliere un'altra password, che lo faremo anche subito. E poi bisogna ci può mettere anche l'ora e tutto. Allora, prima di tutto, batterie. Ok. Ora è accesa. No, come potete vedere 0001, no, non è notte. Dovremmo sistemare l'ora. C'è ancora chiaro, non penso sia notte. Però vabbè, allora potremmo l'ora sistemare. Allora, anche l'orario, come c'è scritto qui nelle istruzioni. Si può mettere anche i soldi che sono inseriti. Allora, viene anche disegnato quanto viene inserito. Proviamo con 2 euro ora. E funziona perfettamente. Oh, e segna che ci sono 2,50 euro, ma funziona davvero pazzesca. Proviamo se funziona anche con i 5 centesimi. Oh sì, ragazzi, funziona. Proviamo ancora una volta con un centesimo. Oh, e anche con un centesimo riconosce proprio tutto. Ora proviamo con i 10 euro. Il codice che è scritto nelle istruzioni penso sia 6 volte 0. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si apre. A schiacciare il tasto. Ehi, perché non si apre? Oh, ci hanno rubato i soldi. Allora, scriviamo un codice noi prima. Ok. Asterisco. 000000. Conferma. E ora mettiamo la mia data. E poi conferma. Ancora una volta. Conferma. Si può mettere un codice da 3 a 6 cifre. Quello di prima era di 6, ma io ho messo la mia data di nascita. E vediamo quando avrò il compleanno. Vediamo se l'avete indovinato. Scrivetelo nei commenti. Sentite. Ma perché non si apre? Ehi. C'è qualcosa che non va. No, non si apre. Sono le nostre batterie deboli? Potrebbe essere che sono quasi scariche quelle. Però la porta dovrebbe aprirsi da sola, ma nemmeno tirando non si apre. Mannaggia. Non era colpa della batteria, ma c'era qualcosa di coppiato, ma l'ho riparato, non c'è problema, è stato molto rapido la cosa. E ora guardate un po' che funziona. E eccolo, vedete qui in cima ci sono i soldi. Ecco, guardate, perfetto, addirittura vengono divisi le monete dalle banconote. Cioè ragazzi, meglio di così cosa si può chiedere? Comunque qui si possono mettere le nostre monete, come potete vedere. E di nuovo qui tutto bloccato, bisogna reinserire il codice. E poi si riapre e tadan, ecco i nostri soldi. Così vedete la privacy e nessuno ce li ruba. Non dovete dimenticare ovviamente il codice, perché altrimenti la cosa sarebbe un po' grave.
Però sì, volete si possono nascondere anche cose volendo, però penso che devo scegliere un altro codice, perché Nina e Katia sanno la password e quindi se vedranno questo cassaforte l'apriranno e prenderanno i miei soldi. No, non va bene. Quindi direi che ora potrei cambiare codice. Prima si schiaccia qui, poi il codice vecchio, poi uno nuovo. Che quale potrebbe essere? Fammi pensare. Ma sì, dai, mettiamo questo. Ancora una volta. E sì, ha funzionato. Questo era il nuovo codice, ragazzi. Spero che sì, non l'abbiano visto le mie sorelline, perché altrimenti mi ruberanno tutti i soldi e dovrò trovare un nuovo codice. Però vabbè, spero che voi... sì, voi l'avete visto, ma sarete zitti, no? Quindi, guardate questo salvadanaio. Fantastico! Se vi è piaciuto, mettete un mi piace. Alla prossima, ciao ciao!